post-sisma e ricostruzione, si è svolto a Fermo un importante incontro tra i rappresentanti delle istituzioni locali e il commissario Giovanni Legnini. Le risorse in campo questa volta sembrano esserci davvero. Sentiamo le interviste ai protagonisti di giornata. Il sistema pubblico si è reso conto di un'urgenza, quello di mettere insieme la ricostruzione fisica alla rigenerazione socio-economica. Del resto non è secondario ricordare che le nostre aree, quelle del sisma, già prima del 24 agosto del 2016 si trovavano affaticate per una questione più generale, no? Di ritardo e di arretramento delle cosiddette aree interne. La crisi sismica e poi quella sanitaria hanno reso indifferibile la necessità per il sistema e per il decisore pubblico di ricostruire le case presto e bene, ma anche di curare che il flusso vitale, economico e sociale venga sostenuto anche alla luce di quelle che sono le sfide del recovery plan. Siamo di fronte a un salto di contemporaneità. Cosa voglio dire? Che quando noi ripenseremo a quei territori, quando noi progetteremo con le risorse del recovery plan ciò che è necessario per riattivare l'economia, faremo riferimento alle grandi prospettive della modernità. Questo vuol dire che nel centro Italia, nel cratere del sisma del 2016, si potranno anticipare soluzioni che fungeranno probabilmente anche da modello di intervento per le aree interne della restante parte d'Italia. Sono 1.780.000.000, questa è la proposta ultima che il governo Draghi ha confermato, 1.000.000.000 per la parte, per così dire, pubblica, borghi connessi, comuni digitali, infrastrutturazione, efficientamento energetico. Poi ci sono 780.000.000 per le attività economiche in senso stretto. Chiediamo che la regione, la cabina di coordinamento delle regioni abbia un ruolo principale, decisivo nella gestione di queste risorse. Il rilancio dei borghi, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, delle nostre tradizioni e soprattutto tutte quelle misure che possono ridare autorevolezza e forza a territori che purtroppo sono stati devastati dal terremoto. Ma non solo questo, perché per accedere a una competitività del territorio occorre l'accessibilità del territorio e quindi anche una questione infrastrutturale che è molto importante e che noi riteniamo centrale per il rilancio di queste aree che sono state colpite da uno spopolamento importante. Quindi infrastrutture e anche servizi. Su questi temi noi cerchiamo di portare anche il ragionamento del governo centrale e cerchiamo di attirare l'attenzione in una logica di filiera istituzionale che va da Roma per il tramite del governo centrale, il commissario Legnini, la regione e i comuni. I risultati che abbiamo registrato nei primi tre mesi del 2021 sono molto incoraggianti, superiori alle attese, devo dire, perché abbiamo emanato, gli uffici speciali che voglio ringraziare, hanno emanato 1.600 decreti di concessione del contributo in tutto il cratere, gran parte dei quali nella regione Marche, con un ritmo quindi superiore di 3 volte a quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Decreti cui corrisponderanno o corrispondono già a 1.600 cantieri, per un totale di cantieri aperti ad oggi che supera i 4.500. La prospettiva è far crescere ulteriormente questi numeri, quindi dando un ritmo costante, sostenuto al processo di ricostruzione, partire finalmente nei centri storici interamente distrutti, laddove, come è noto, era necessario predisporre i piani, i programmi straordinari. I comuni finalmente vi stanno provvedendo d'intesa con gli USR, e poi aggiungere quella seconda gamba per molto tempo attesa, quella dello sviluppo, della rinascita e rigenerazione economico-sociale, soprattutto dopo la crisi sanitaria, la pandemia. 2 sono gli strumenti che noi dobbiamo far sì che partano. Devo dire che l'impulso lo deve dare il governo, naturalmente. 1 è il contratto istituzionale di sviluppo, poco valutato, diciamo, ma è una delle innovazioni importanti contenute nella legge di bilancio. L'ultima è uno strumento di cui disponiamo da 3 mesi e che deve partire, è uno strumento di programmazione negoziata per finanziare progetti di sviluppo nei territori colpiti dal sisma, sia per le imprese private che per le istituzioni locali. Sono 160 milioni di euro, cui si aggiungono i 50
stanziati con il decreto SISMA. E poi il recovery, noi abbiamo formulato delle schede molto precise che sono state già positivamente valutate dal governo, schede che io ho condiviso con i presidenti delle regioni, delle quattro regioni, con il Dipartimento Casa Italia, di cui era capo fino a poco fa l'ingegner Curcio, che oggi svolge il ruolo importante di capo della protezione civile. Sto proseguendo con il suo successore, che è la dottoressa Elisa Grande. Il recovery prevede due grandi filoni, diciamo, di attività. Uno, rigenerazione e riqualificazione urbana, cioè quegli interventi integrativi, complementari alla ricostruzione per rendere i centri, le città, i borghi più attrattivi, più moderni, più connessi, più capaci di suscitare appunto occasioni di vita e di lavoro. Due, e poi anche i super bonus edilizi rafforzati in questo primo filone. Due, le misure per lo sviluppo, appunto gli incentivi all'impresa, al sistema produttivo, naturalmente il turismo, la cultura, ma questo appartiene alla vocazione naturale di questi territori.